Si è chiusa la Coppa del Mondo di sci, sia il maschile sia il femminile, si è chiusa con due buoni risultati per l'Italia, perché a parte chiaramente la meravigliosa sfera di cristallo alzata al cielo da Marta Bassino, ovviamente nella Coppa di specialità del gigante, sono arrivati due quarti posti, il quarto posto di Federica Brignone, il quarto di Alex Finazzere nello slalom maschile. Però insomma, più che altro purtroppo non è questo a prendere il sopravvento, ma piuttosto sono le parole di Federica Brignone rilasciate alla RAI dopo la gara, che sono abbastanza scioccanti, veramente delle parole che mi hanno lasciato un po' attonito, un po' allibito, perché sì, tante volte in stagione avevamo visto Federica evidentemente che avesse qualcosa che non andava, l'avevamo vista sfogarsi diverse volte, l'avevamo vista un po' negativa in tante gare, però addirittura uno sfogo del genere per la portata non me l'aspettavo, perché ce lo potevamo aspettare per quello che comunque aveva segnalato nel corso della stagione, però insomma uno sfogo dal tipo di dire davvero non sono più motivata, non ha più senso sciare così, e spero di ritrovare le motivazioni, altrimenti non sarò al via, al cancelletto di partenza della prossima stagione. La prossima sarà anche la stagione olimpica. Sono parole veramente forti, forti, come al solito sincere, senza peli sulla lingua, senza politico corretto. In questo veramente Federica ha tutta la mia stima, perché lei è sempre stata così, senza filtri, senza assolutamente nessuna attenzione anche, diciamo, a certi schemi, a certe visioni esternate in maniera trattenuta, sempre molto 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 sincera, e questo avrà sempre la mia stima. Certo che sono delle parole veramente forti, che suonano come davvero un'ammonizione, comunque un'allerta in vista della prossima stagione, perché davvero sono delle parole che io penso che alla fine Federica non smetterà, però sicuramente in questa stagione ci sono tanti elementi che probabilmente non l'hanno fatta vivere bene, perché all'inizio della stagione siamo partiti comunque in maniera piuttosto negativa per lei dal punto di vista extra sciistico, perché tanti gli hanno detto hai vinto la Coppa del Mondo soltanto perché non c'era Schifrin e perché Vlhova non era competitiva, e lei quest'anno voleva dimostrare di poter tornare a vincere la Coppa del Mondo anche con tutta la concorrenza, e quindi voleva proprio anche mettere in silenzio tutti gli scettici, e questo insomma sono delle conclusioni anche assurde, l'avevamo detto, certo. L'assenza di Schifrin ha dato una mano, però cioè, quest'anno è lo stesso discorso per Pantogo, che probabilmente per me Odermatt l'avrebbe vinta la Coppa del Mondo se ci fossero state gare regolari in queste finali, per me non l'avrebbe vinta Pantogo sia in questo caso sia nel caso in cui Kilde fosse arrivato a fine stagione, però non è che vanno a dire Pantogo l'hai vinta perché non c'è Kilde. Cioè, fanno parte le defezioni, fanno parte dello sport. Perché si chiama Coppa del Mondo 2020-2021? Perché in quella stagione, per esempio, Petra Vlhova e Panteleo sono stati i due che hanno fatto alla fine più punti. Ma è appunto una cosa riferita alla stagione.
Poi ne parleremo, perché non questa settimana, ma la prossima, non questa settimana che viene, ma quella dopo, ossia terminati anche i mondiali di pattinaggio di figura, rifaremo una live con Massimiliano Ambesi dove parleremo un po' di queste questioni, di queste finali di Let's Ride, che sono state veramente per me una farsa, perché appunto Gut oggi alla fine ha smentito le proteste, sarebbero state abbastanza legittime perché anche lei per me la Coppa del Mondo l'avrebbe vinta in caso ci fossero state discesa Super G, idem per Odermatt perché l'inerzia verteva anche dalla parte loro, soltanto che sono state veramente delle finali che sono state per certi versi una pagliacciata perché c'è questa differenza evidente sia al maschile sia al femminile, nel maschile ancora più accentuata tra le gare veloci e le gare tecniche, se me levi anche quelle delle finali, dove ancora comunque le coppe del mondo erano più o meno equilibrate, chiaramente insomma è un qualcosa di brutto anche da accettare, di difficile da comprendere, perché cioè uno come Panturò prende tanti punti in gigante, in slalom neanche tanti, e ha vinto la Coppa del Mondo. Per me sarebbe stato più rappresentativo uno come Odermatt che adesso fa punti con continuità in discesa, in Super G e in gigante. Poi vabbè, avrà tempo per vincerla, però sportivamente non sono state delle finali eccezionali. Comunque, archiviando anche questo discorso, passiamo alla pista dopo le dichiarazioni di Federica Brignone e anche di Manfred Mögge che ha aperto il ritiro, ma io non credo che Mögge alla fine si ritirerà neanche l'anno prossimo perché ha una passione per lo sci, ha un'esperienza, un carisma trascinante e anche oggi l'avevamo visto sciare molto bene nella prima parte di gara e nonostante ciò, insomma, abbiamo visto un italiano arrivare quarto, Alex Vinazzer, peccato perché ancora una volta un po' ci mordiamo le mani perché nella seconda manche se non avesse fatto quell'errore in cima, per me c'era la possibilità anche di vincerla questa gara, che lo sa, sicuramente di salire sul podio. Quest'anno alla fine chiude con un podio e tre quarti posti, il quarto posto dell'Alta Badia, della Gran Risa. Il quarto posto dei mondiali, il quarto posto di oggi, il terzo posto a Madonna di Campiglio e purtroppo il neo, diciamo, della stagione di Vinazzi è stato proprio quel mese di gennaio che lo poteva un po' catapultare in alto, invece l'ha un po', diciamo, fermato nelle sue, diciamo, nei suoi veleggiamenti, diciamo così, e da lì, insomma, Vinazzer comunque è tornato dopo soprattutto il secondo slalom di Chamonix, i mondiali che lo hanno riabilitato. Ha fatto molto bene l'inizio e la fine della stagione. Vinazzer, chiaramente giovane, deve prendere continuità. Grazie a questo piazzamento di oggi, peraltro, diventa il miglior sciatore under 23 della stagione. Quindi, quello che ha fatto più punti. Insomma, è una conferma che nonostante una stagione evidentemente divisa in tre troncone, l'inizio buono, la fine buona e diciamo, la parte nel mezzo abbastanza disastrosa, nonostante appunto una stagione molto tormentata per Alex, la dimostrazione che abbiamo in casa veramente un grande potenziale, un grandissimo potenziale. Quindi bisogna assolutamente lavorarci, però su certi aspetti, sulla continuità, è uscito troppe volte, però veramente ha confermato di avere un grandissimo potenziale, di essere un atleta molto molto veloce, che può davvero dar filo da torcere a tutti in qualsiasi circostanza. E poi abbiamo visto la vittoria di Feller, la seconda stagionale. Che dire, ragazzi, la squadra austriaca dopo un brutto inizio si è ripresa, soprattutto in slalom,
uno Schwarz mai così continuo, un Feller anche lui davvero che si è un po' lanciato in questa stagione, secondo Noel e terzo Panturu che stranamente sale sul podio in slalom. Nel femminile invece il gigante femminile ha vinto una super Alice Robbins, la terza vittoria in carriera se non erro, oggi ha sciato la grande. Quando fa queste seconde manche può essere anche decima, mette tutte sotto pressione quelle davanti, quando prende questi rischi e gli va bene, quelle davanti veramente possono far poco, perché davvero lei è devastante quando prende questi rischi, quando fa tutta questa velocità, fa delle manche che sono incontenibili anche per Bassino Marta, anche per Schifrin Michela, anche per Hrovat Mehta, ossia cioè, qualsiasi avversario ci sia davanti, lei la sbaraglia quanto fa delle manche di questo tipo. E appunto Schifrin conferma di avere qualche problemino, diciamo nelle seconde prove, oggi seconda, ha sciato bene la parte finale, sia nella prima sia nella seconda manche, nella seconda ancora una volta era partita guardinga nella prima parte, però nella prima parte aveva fatto la differenza Robinson e allora lei ha perso troppo e poi non è riuscita a contenere l'emorragia nel finale. Che dire ragazzi, si chiude questa stagione, BC si chiude diciamo tra qualche polemica, tra qualche dichiarazione molto molto fumantina, molto bollente. Avremo tempo di analizzarla questa stagione di sci e in generale degli sport invernali. Dopo uscirà magari anche un video sulle due gare di biathlon che chiuderanno anche la stagione del biathlon e poi appunto con un video insieme a Massimiliano Ambesi avremo modo per fare un quadro complessivo su quella che è stata questa stagione particolare, ma per questo non meno spettacolare ed emozionante di sport invernale. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video.